ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il Consorzio Punto Europa fa il suo bilancio di fine anno. Durante questo periodo 178 milioni di euro spesi in progetti per il territorio, in crescita anche comune che ne fanno parte e accordi anche fuori regione. È un bilancio altamente positivo, il Consorzio Punto Europa cresce sotto tutti gli indicatori, fatturato più 700%, progetti per il territorio 178 milioni di euro, ma soprattutto la crescita dei soci, dei comuni che scelgono il Consorzio per servizi di assistenza tecnica, per progettazione, per progetti di rete, e questo è molto importante in un momento in cui il PNRR richiede tempi stringenti, professionalità adeguate, ma anche e soprattutto la nuova programmazione europea 2021-2027, che è partita un po' in ritardo causa Covid, ma che adesso sta prendendo il suo corso e quindi bisogna essere pronti. Risorse che significa nuovi servizi per i cittadini e soprattutto crescita per le imprese, quindi lavoro per tutti. Qual è lo slancio che permette ai comuni di scegliere appunto di aprire un punto del Consorzio Punto Europa? La cosa importante è la necessità da parte dei comuni di avere professionalità adeguate per scrivere i progetti, per realizzarli e poi per rendicontarli, perché sono tre fasi molto importanti, strategiche, e occorrono professionalità che a volte i comuni non hanno o non hanno a sufficienza, e quindi il Consorzio in questo caso si è fatto trovare pronto con professionisti di altissimo livello e soprattutto con una rete accreditamenti a livello europeo e nazionale ed internazionale di grande rilievo, quindi siamo in grado di competere, di partecipare, ma soprattutto di vincere. Si prosegue con le prossime sfide, quello del PNRR e due nuovi progetti con il Comune di Teramo per gli impianti sportivi e uno con la ASL legato alle strutture sociosanitarie. La sfida del PNRR è una sfida che impone tempi strettissimi, e allora devo dire che anche questa settimana abbiamo avuto buone notizie al riguardo. Ci siamo aggiudicati un progetto da 2.160.000 euro per la ASL di Teramo, ma anche due progetti sulle infrastrutture sportive per il Comune di Teramo da 1.000.000 e 1.300.000 euro. Questo vuol dire che il Consorzio non solo è in grado di scrivere ma anche di vincere i progetti. Io lo voglio ripetere perché non eravamo abituati in questi anni ad avere questi numeri, questi risultati che premiano sicuramente il Consorzio ma soprattutto il territorio abruzzese.